Sono felicissima di ritornare sul set insieme ai Manetti Bros, con cui ormai c'è un legame affettivo e professionale ormai che va avanti da un po' di tempo. Sono entrata a far parte della loro famiglia e quindi ogni nuovo progetto è sempre una nuova avventura, sempre diversa, sempre difficile, sempre facile allo stesso tempo, e una sfida anche questa. Io sono Elizabeth, la fidanzata di Diabolik, prima del suo incontro con Eva Kant, quindi odio Eva ovviamente. Beh, una donna ad altri tempi, un po' succube anche di questo uomo che non c'è mai. Lei è un po' pressante, lo cerca e lui sfugge perché ha mille segreti da nascondere, che poi lei scoprirà, insomma. Quindi l'ennesima prova. Mi piace interpretare anche una donna così, un po' all'antica, insomma, mi diverte l'idea. Io preparo i miei personaggi sempre allo stesso modo, che sia una partecipazione o che sia una protagonista, insomma l'impegno non cambia, anzi se hai meno scene a disposizione tocca lavorare forse ancora di più per dimostrare, per entrare nel personaggio. Quindi ho studiato sodo con la mia coach ore e ore su questa meravigliosa sceneggiatura e quando i Manetti chiamano, anche se è una partecipazione, un cameo, insomma si corre, corro sempre, poi con gli occhi viola quando mi ricapita, insomma, di avere degli occhi viola, quindi non potevo dire di no.